Ciao Marina, come stai? Spero bene. Mi spiace di non averti potuto scrivere fino adesso. Non so quanto tempo abbia passato dall'ultima volta che mi hai scritto un'email e io ti ho risposto. Però, fra le altre cose, sono stato un po' occupato. Poi, ultimamente non me la sento di scrivere una lettera, anzi, forse non me la sento di molte cose. E poi il fatto è che ti avrei voluto mandare dei video messaggi, però come tu mi hai detto che c'hai delle difficoltà a vederli, a scaricarli nel computer, beh, adesso proprio in questi giorni mi è venuto in mente che invece io posso caricarlo nel mio canale di YouTube, San Ten Chan, e tu quindi puoi vederlo in linea, perché poi lo metto come video privato, ossia io ti mando un link, tu attraverso quel link puoi accedere al canale e vederlo. Altre persone che invece visitano il canale non lo vedono perché appunto non è classificato nel canale il video, è riservato solo per quelle persone che hanno il link, perlomeno funziona così. Poi certo, non è nulla di speciale questo video, quindi anche se lo vedono altri, però e più che altro ti volevo dire quindi che al più presto ti faccio una lettera, ma intanto ti mando questo video per dirti che ti penso sempre, che non mi sono scordato di te. Ogni giorno penso, gli devo scrivere una lettera, gli devo scrivere, invece non lo faccio. E quindi magari adesso domani la scrivo, però ci impiego 1 mese, 2 per venire da te la lettera. Allora magari tu ti starai chiedendo, non mi scrive. Invece, appunto, già ti anticipo che ti scriverò. Già non so se da un mese, sì, un mese che faccio ginnastica correttiva in una piscina. Ho iniziato a fare questo come attività fisica. Poi c'ho una camminatrice a pedali, che ogni tanto faccio quello, ma sto un po' ingrassando perché non mi muovo tanto come quando avevo ripreso a fare ginnastica, pesi, sauna, cioè devo fare più attività fisica. Beh, tu vai a nuoto, continui, come va il braccio? Spero che vada migliore. E poi continui ad andare a frequentare il centro buddista l'Amazon Kappa. In Sicilia come vanno le cose? Tutto bene? Il fardello della disoccupazione, di questi governi che si rimpastano. Adesso come va che se n'è andato Monti e Celletta? Chissà come è cambiata l'Italia in questi ultimi 15 anni. Vabbè, allora se tu mi potrai scrivere tutto questo, magari scrivimi anche te una lettera, oppure rispondimi per email. Dimmi un po' come vanno le cose in Sicilia e in Italia. Com'è la disoccupazione, come tutto, perché qua quello che trasmette la RAI a volte è contraddittorio. E poi adesso sto vedendo Santoro e Travaglio in internet perché non stanno più nella RAI, ma il quadro che danno loro è anche estremista dall'altra parte, cioè né ottimismo, ma anche questo pessimismo molto critico. Cioè, ecco, mi servirebbe un giudizio più equilibrato per vedere quali sono le sorti attuali del nostro bel paese. Quindi, se tu ci avresti da dirmi qualcosa, com'è la tua esperienza, come si sta, vabbè, però poi tutte le altre cose te le dico meglio per iscritto, perché magari per iscritto uno rielabora il testo e scrive l'essenziale, oppure no. Però adesso, cioè, dovrei prepararmi uno schema con tutti gli argomenti e francamente non mi va, preferisco scrivertelo. Sto un po' così così, leggo, non leggo, eccetera. Però c'ho un programma radio. Magari ti manderò dei dettagli anche di quello quando ti mando il link di questo video che carico in YouTube. Beh, spero che tu ti sia migliorata del braccio, che tu pratichi sport e la meditazione, fammi sapere di tutto e a presto.
Ciao, saluti alle figlie. In bocca al lupo. Ah, e mi raccomando, ti mando anche il link del canale di YouTube Saint Enchan, così potrai vedere altri miei video. Ciao.